Un luogo unico al mondo dove la storia antica si interseca e fonde con quella moderna. Il Rione Terra, rocca storica putiolana, un luogo suggestivo, custode di un inestimabile patrimonio archeologico, culla della cultura popolare e simbolo identitario della cittadina flegrea. Ieri i cancelli della rocca sono stati spalancati e i putiolani hanno potuto passeggiare lungo i pittoreschi vicoli del Rione, riscoprirne il magnifico paesaggio e finalmente ritornare nell'antica cattedrale, il Duomo, chiuso da esattamente mezzo secolo. La basilica minore dei Santi Martiri, patroni della città Procolo e Gennaro, fu distrutta da un devastante incendio la notte tra il 16 e il 17 maggio del 1964. Nel 1970 l'intero Rione venne abbandonato dai suoi abitanti, sgomberati a seguito di uno sciame sismico che minacciava la staticità delle case dell'antico borgo. Con il terremoto dell'80 e l'intensificarsi dell'attività bradisismica tra il 1982 e 83, il Rione e la sua cattedrale vennero completamente abbandonati, divenendo facile preda di ladruncoli e saccheggiatori. Ma la storia del Rione Terra è ben più lunga e affascinante. La rocca si è stratificata sulla storia greco-romana, erigendosi maestosa sulla nobile Puteoli. Qui nel 529 a.C., gli esuli dell'isola greca di Samo fondarono Diceracia, la terra governata dai giusti. Divenuta colonia romana nel 194 a.C., Pozzuoli godé di un periodo di fiorente ricchezza grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo. Il Rione Terra venne consacrato al culto della triade celeste e sulla sua sommità venne eretto il Capitolium, il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva. In età augustea il complesso fu radicalmente ristrutturato su commissione del ricco mercante Lucio Calpurnio, che fece erigere un sontuoso tempio marmoreo dedicato all'imperatore Ottavio Augusto. Puteoli fu il primo porto romano fino alla costruzione di quello di Ostia, a seguito della quale la città subì un lento declino. I suoi confini si ritirarono fino a sovrapporsi a quelli del Rione, che divenne il suo centro abitativo e commerciale. Già nel primo secolo d.C. la rocca ospitava una comunità di cristiani. Qui nel 61 fu ospitato per 7 giorni San Paolo durante il suo viaggio verso Roma, come testimoniato dagli Atti degli Apostoli. Tra il V e il VI secolo il Tempio di Augusto fu definitivamente convertito al culto cristiano. Perse progressivamente le sue spoglie pagane fino a quando, nel 1636, il vescovo Martín de León y Cárdenas ne ordinò il completo restauro. Nacque così il Duomo di Pozzuoli, dietro alle cui pareti scomparvero le mura romane. La cattedrale divenne una galleria d'arte seicentesca, rappresentando un raro esempio di arte sacra al femminile, ad opera della pittrice Artemisia Gentileschi. All'interno ci sono opere, è un vero e proprio museo del barocco, compreso ovviamente appena riemerso Duomo, il tempio di Augusto. Beh, oggi è un giorno veramente importante, soprattutto per le persone di Pozzuoli. Il Tempio di Apollo fu così custodito dietro le mura seicentesche per 3 secoli, fino al giorno dell'incendio del 1964. Le fiamme riportarono alla luce ciò che oggi chiamiamo i reperti archeologici dell'epoca romana. Il Rione Terra fu sgomberato nel 1970 a causa del pericolo sismico col quale questa terra convive da sempre. La rocca venne definitivamente abbandonata nel 1983 e il Duomo rimase incustodito per circa 10 anni. I lavori di ristrutturazione e restauro iniziarono definitivamente nel 2003, quando la Regione Campania indisse un bando internazionale di restauro del monumento. Ieri finalmente il Duomo di Pozzuoli è stato riconsegnato ai cittadini. Thank you.
Sì, l'esodo, 3.500 abitanti, e dal 1970 diciamo è stato abbandonato. L'ultimo a togliere insomma, i piedi dal Rione Terra è stato il vescovo, perché qui c'era la cattedrale, l'episcopio, e quindi poi lui è stato l'ultimo ad andare via, ha difeso fino all'estremo, fino al 1980, fino al 1980 con il terremoto dell'Isola, che qui anche l'abbiamo insomma, sentito molto bene, che ci sono stati dei grossi cambi, e quindi gli fu ordinato.
From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Blossom and die, send your storm and your lightning to strike me between the eyes. Stars decide to reflect in puddles in the dirt.